Buonasera ragazzi, Doc Andrea Rebic, sono qui con voi, sono partito e sono sempre, ormai faccio video al buio io, sono, diciamo, approfitto dei video perché la tecnologia va avanti, anch'io che sono un po' vetusto mi adeguo, però effettivamente video al buio e d'altra parte non è che posso mettermi i riflettori in macchina e quindi tanto diciamo che non vi perdete niente, la mia faccia è stanca e l'importante è che ci si senta, che si possa parlare e che si possa discutere di tutto quello che ci appassiona. E ho avuto oggi due conferme importanti, ma vi volevo parlare soprattutto di quello che è emerso, perché poi sono contento, i miei schemi, lo dico a tutti quelli che non l'hanno mai visto, sono fatti sulla base di un principio semplicissimo: non conosciamo le tabelle a memoria, cioè ovviamente poi diciamo che c'è qualcuno che le conosce perché ci lavora da una vita, però in media non posso pretendere che i pazienti conoscano le tabelle a memoria, quindi prendono un alimento e sappiano quanti a parte gli oligoelementi eccetera eccetera, ma macro proteine, soprattutto lipidi e carboidrati, trattino zuccheri, ci siano nell'alimento. E soprattutto magari uno non si vuole mettere lì a fare calcoli pazzeschi, quindi sfruttiamo la tecnologia davvero, a parte gli scherzi, e diciamo io vi faccio lo schema e voi applicate l'applicazione e mangiate davvero quello che vi piace nelle proporzioni consentite. Riusciamo anche a inserire alimenti perfettamente, diciamo, non propriamente keto, ecco, quindi quegli alimenti che una volta non rientrerebbero, non sarebbero mai rientrati nello schema alimentare keto. È infallibile, diciamo, direi che infatti diciamo il 99,9999 periodico mi conferma che seguendo lo schema è praticamente impossibile. Mangi quello che ti piace e metti la quantità e hai già vinto. Poi per carità, ci possono stare, qualcuno mi ha detto nelle feste, no, giustamente sono andato via, non ho pesato, e quindi ci può stare magari anche un transitorio peggioramento, però poi vedo che il successo, direi che, come dire, non posso dire garantito, perché la dieta la fai, è una dieta piacevole, però la devi fare. Certo che se, come dico sempre, invece di calibrare alla perfezione i lipidi, poi alla fine uno ci aggiunge 30, 40, 50 grammi di lipidi al giorno, ecco che il risultato va a sballare. Però questa è la palissiana. Ok, mi sono fatto anche un po' di pubblicità, ma diciamo tra virgolette siete voi il mio vanto, la dieta la fate voi, il merito è vostro, poi i calcoli sono anche facili. Poi per carità, c'è chi vuole cambiare lo schema dopo una settimana perché ritiene di avere, diciamo, determinati tipi di necessità, c'è cioè chi se lo tiene 6 mesi, un anno, e quindi lo vedo con maggior frequenza. Quindi diciamo il mio ruolo è nella decisione dei macro. Poi i risultati ci sono e sono contento sia per me, che diciamo ne ho un ritorno così di, oltre che di immagine, narcisistico, poi mi chiamano altre persone perché hanno visto il miracolo, e siamo tutti contenti, soprattutto voi che dimagrite, siete in forma. E cosa mi avete portato alla luce? Allora, un importante aspetto che è venuto fuori, non voglio entrare sul discorso così propriamente clinico perché non mi compete, però le OSAS, insufficienza respiratoria possiamo chiamarla, perché sono le apnee notturne. Ora ve lo dico perché ho un po' il polso della situazione, vedendone tante proprio come referti, e il paziente spesso è un paziente sovrappeso, me lo confermerete sicuramente, ma va da sé che migliora con la chetogenica, ma in questo senso è il calo ponderale. Poi ci può essere tutto quello che volete sulla migliorazione della respirazione, sul potenziamento che abbiamo visto esserci nella chetogenica, l'abbiamo visto anche con alcuni sportivi nelle recenti interviste, come migliori la capacità dell'organismo in termini, diciamo, sotto vari aspetti, quindi migliora anche la funzionalità respiratoria sicuramente, ma c'è un importante aspetto: quando tu dimagrisci metti meno in difficoltà il diaframma, quando metti meno in difficoltà il diaframma respiri meglio. Ora, finché siamo svegli in posizione
così ortostatica, siamo in piedi, seduti, stiamo lavorando, volontariamente, più o meno volontariamente ci aiutiamo anche con la muscolatura respiratoria accessoria. Quando siamo sdraiati, se abbiamo una panza enorme, la panza ci spinge verso l'alto diaframma e quindi quando ci addormentiamo, detto volgarmente, respiriamo molto 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 male. Quindi, detto proprio papale papale, quindi diciamo questo miglioramento, grazie che me l'avete portato all'attenzione, non è prettamente correlato alla chetogenica, bensì al dimagrimento. Un altro importante aspetto è quello che mi avete portato alla luce rispetto al video di ieri sul discorso una dieta più naturale. L'abbiamo già trattato questo argomento, ci siamo tornati ieri. Sicuramente è importante fare una dieta anche, diciamo, istintiva, perché non devo per forza di cose dover andare a scogitare trucchi e trucchini e cose, diciamo, più di natura maliziosa per andare a aumentare il livello di chetosi. E allora giustamente mi avete precisato, e siete bravissimi, non stiamo parlando della chetogenica terapeutica, perché quella preclude, cioè quella prevede determinate proporzioni rigide, e lo diciamo, la dieta chetogenica terapeutica non è per tutti, e poi lì sì che probabilmente si può attivare una ciclizzazione, poi ognuno l'affronta diciamo con uno scopo, con una finalità diversa. C'è chi soffre di emicrania, chi ha problemi di epilessia, allora lì è chiaro che nel momento in cui laddove dovessi uscire dalla chetoterapeutica mi vanno un po' giù i chetoni, mi parte una crisi epilettica, ci sto un po' più attento e magari mi ci dedico maggiormente, no? Però nel momento in cui voglio fare un po' di prevenzione, diciamo, potrebbe essere sufficiente ciclizzare, non riesco più a parlare, sono talmente stanco, ciclizzare la dieta chetogenica terapeutica alternandola alla fase che dicevamo ieri, o a fasi, diciamo, intermedie, le possiamo chiamare così senza offendere nessuno, senza questo secondo me è il miglior risultato, anche in relazione a quello che avevo sperimentato su me stesso di relative ricariche di carboidrati. Le relative ricariche di carboidrati ti portano a qualche vantaggio, soprattutto confermato da chi fa soprattutto sport di potenza nell'immediato. Poi per il resto ho visto che con una dieta chetogenica, chiamiamola appunto istintiva, naturale, con la proporzione degli alimenti, aumentando un po' le proteine, è vero, diciamo, la conversione di proteine in eccesso è evidente che porti, diciamo, prove alla mano, che porti a una maggior conversione in zuccheri e allo stoccaggio di glicogeno, tant'è vero che la muscolatura è più piena, le prestazioni il giorno dopo sono migliori, lo confermano anche chi corre, l'ha confermato, quindi questi sono i vari aspetti. Vi ringrazio della precisazione e attendo ulteriori commenti. Ripeto, siamo in una fase che mi piace molto, perché anche se, diciamo, siete sempre un po' insoliti, però il trovare lo spunto, il trovare la conferma che la cosa funziona, che funziona per voi, funziona per me, lo dico, ma è un po' così, no? Cioè la missione del medico, in questo caso finalizzata a benessere, dieta e dimagrimento, quindi è uno scopo, diciamo, terapeutico e non solo, dà soddisfazione sicuramente a voi, ma dà soddisfazione anche a me come il terapeuta, diciamo che è un po' come qualcuno, non so se condividiate o meno, ma è bello fare una bella azione per chi la riceve, ma è bello anche per chi la fa, no? Perché ti senti gratificato, ti senti meglio, è un po' quello che dico sempre sul discorso del far del bene in generale, del volontariato, no? Lo fai sicuramente per aiutare le persone, ma è una cosa che ti gratifica nello spirito, spiritualmente, anche a te che operi in questo senso, porta un beneficio. E per il terapeuta in generale, diciamo, poi non voglio rimanere solo nella classe medica, ma penso che possa essere anche per il massaggiatore, per il fisioterapista, eccetera eccetera, la soddisfazione poi deriva anche dal risultato. Quindi con questo discorso io vi esorto veramente a uscire dal guscio e essere sempre più presenti. Qualcuno di voi, e ripeto, diciamo,
purtroppo non siete in tantissimi, è meno timido. Però vorrei appunto... Vi esorto a stimolarvi un po' tutti, perché sono sicuro che anche i più timidi abbiano qualcosa da comunicare, qualcosa da condividere. E con questo vi saluto, se vi è piaciuto il video mettetemi un mi piace e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, buona serata, forza così e sempre inquieto. Doc Andrea Rebic, ciao.